Piace, vede che abitacolo, c'è tutto, servo freno, servo sterzo. E servo cinese non c'è. Oh, è carino questo, è venuto adesso. Spiritoso il commentatore. Beh, devo dire che è bella, come macchina è comoda soprattutto. Beh, Sangelo, l'ho dovuto comprare, mi ha fatto una gamba così. A proposito, che cazzo vai a vedere tu? Ma non sei stato promosso? Certo che sono stato promosso con lo zio preside, lo sai, no? Ah già, mi dimentichevo, noi ci abbiamo uno zio preside. Oh beh, non ci sono problemi. Non ci sono problemi. No, un momento, guardiamoci bene negli occhi. Siamo stati promossi o no? Certo che a me adesso mi è rimasto un dubbio. Se questo non è stato promosso, che facciamo? Miei, perché? Sì, perché io la macchina non la pago. Come ha detto? Non la pago. Lei le chiavi in mano le ha date a mio figlio, a me. A suo figlio? E mio figlio è maggiorenne, la macchina se la paga lui. Operatore, paghi la macchina! Ma io la denuncio, sa! Stai fermo con le mani perché ti spezzo gli occhi e li metto nel menisco io. Mi denuncio, ti sicuro che ti hanno promosso? E vorrei vedere, ma guarda un po'. Ti vorrei... Vai, vai, ciao, caro. Ciao, Mario. Oh, ciao. Cosimi, Cubetti Mario. 6, 7, 6. Ripara francese. Dovevo stare pure tranquillo. Ti hanno fregato. Sì. E adesso chi glielo dice a mio padre? Ma come una cosa così grave la dici così sorridendo? Vabbè. Ma come sei presto, c'hai autorità e fai rimandare il tuo nipote a mio figlio. Va bene, ma quello il professore non ha voluto sentire ragione. Si vede che ce l'ha con te perché sei ricco, ecco. Che lavora le tasse? Perno! Ah no, che dici? Allora fallo scorticare. Non si può scorticare. E dai, fallo torturare, che mi diverto. Non si può. Facciamo una bella cosa. Lo fai... Ecco, commendatore. Allora? C'è di là, nel suo ufficio, sua moglie che l'aspetta. Mm. Oh, Paolino, ciao. Ciao, Enrichetta. Senti, ciao. Allora cosa hai deciso di fare con la gita scolastica? Venite al nostro albergo? Certo, però dovrete farmi uno sconto, eh? Chiaramente, avrà il 50%. Percento. Il 50%. Hai saputo che il nostro caro figlioletto è stato rimandato in francese? Ho saputo. E allora, siccome qua dentro deve essere chiara la cosca, comando io? Noi, insomma. Ercole, proprietà di linguaggio. Va bene, se lo becca dal deleterno. Primo, niente più macchina. Secondo, niente più vacanze. Bene. Amore... Vuoi tornare a fare il muratore, tu? Ma no, cara, che quello fa... mi fa ingazzare, scusa. Comunque io vado a telefonare a Bice. Così pranziamo tutti insieme. Brava, brava, le farei piacere. Ah. Non so, ogni volta che ti dico una cosa fai sempre... Ma no, ma ti rendi conto? Io decentra. Centra, centra. Ti ricordi, Lisa? Quell'insegnante di francese che hai conosciuto a Milano e che mi hai tanto raccomandato? Porca puttana, se me la ricordo, quella c'ha due tettole che mi ha fatto... Non sono mai riuscito a inghiappettarmela, quella, mai. Ho tentato in tutti i modi, ma sempre mandato in bianco, che più bianco non si può. E tu sai come fare per non andare in bianco? Facciamo l'esame finestra. Ma che ci do due fustini finestra? In cambio di uno. Ma non scherzare sempre, no? Allora, che dobbiamo fare? Thank you.
Ciao! Ciao! Sì, è il regalo di mio padre per la promozione, ti piace? La promozione? Sì. Ma come ha fatto a farti promuovere? L'ho anticipato sul tempo. Ah, donne che vanno, donne che vengono. La gabbia. Pagagli, pensaci tu. Beh, ci penserai il facchino. Ercole! Va bene, ci penso io. Ma tu vieni con me, ma devi venire con me però. Te rimedio una sventola che non finisce mai. Ah! Ecco la sventola, te la rimedio io. Ah, papà, ma chi sei? Tu mi devi fregare a me così. Dammi le chiavi, sul contratto della macchina ho scritto chiaro. 9 milioni di tondi più IVA e chiavi meno. A me però. Aiutalo a portare i bagagli dentro. Non ci penso nemmeno. Cammina, sbrigati. Allora tu, che ci sto qua io, no? Ammazza che macchina. No, sì, andiamo. Tenga. Sta schifezza qua. Scusa. Quasi non fa lo spiritoso che ti spezzo tutte e due le pupille io, eh. Chi è? La commendatore, io volevo ricordare qua aumento. Ah, sì? Di straordinari parlavo un altro giorno, sì. Bene, Alfredo, l'albergo è quasi al completo. Ah, per domani mattina 15 camere prenotate. Sì. Mi raccomando, perché verrà mio fratello il preside con quasi tutti i suoi studenti. Eccolo! Aspetti, un momento dopo! Resista! Ma resista così! La corrente! Ma che corrente? Lo sai che si può anche morire di questo? Ma io vado, Cammina, vai! Sì, vado! Mi dia la mano, commendatore! No, ti do un calcio in bocca, se no... Non facciamo i conti a te. Senti, io per Paolo ho fatto prenotare 15 camere. Già che cerbo deve far prenotare tutto l'albergo per il tuo caro Paolo. Avrai fatto pure la tariffa di mezza stagione. E invece no, ho fatto raddoppiare quella di alta stagione. Commendatore, sì. La chiamano al telefono da Roma. Ma manco sono arrivati, già mi chiamano al telefono. Vai, deve essere l'ufficio, no? Senti, e poi riguarda, ricordati di chiamare il monsignore stasera. Oh! Okay, vai, che sono un ragazzo io! Qualche già sono incazzato per conto mio! Se mi incazzo di più io! E poi mi passa. Allo? Grazie. Marco, ma non ti stappia per lo scappellotto. Io ci sono cresciuto con qui scappi. E mica tanto, ci volevano le torturate per farti crescere. Ma io come che ti faccio vedere una bella cosa, l'amo? Vieni. Come vieni? Vieni, guarda. Oh, buono, eh? Oh. Guarda, bella, guarda. Che fada. Che fada. Oh, ma andavi visti occhi. E questa chi è? Mi scusi, non c'è una prenotazione a nome Colombi? Lisa Colombi. Un momento, controllo, eh. Oh, se, mo ci penso io. Ha prenotato per lei il commendator Cubè. Sì, e credo stia il telefono. No! Vuole che vada a prendere i bagagli? Sì, grazie. Coho? Vai a prendere i bagagli alla signorina. Sì, vado. Corri! Vado! Vola! Volo! No, signore e signorina, le ferie sono vere per tutti. Stando guardando dappertutto, commendatore. Io non so più che cosa fare, lo prego, venga! Venga, commendatore! Porca miseriaccia, se quelli scoprono l'affare bella vista, sono rovinato! Mi raccomando, faccio sparire. No, commendatore, no, quello no. Io non me la sento, sa. Non me la sento io. Non me la sento proprio, ha capito? Non posso, commendatore, non può. Sì. Vengo io a Roma, così sistemiamo tutto la... Ci vediamo dopo. Dopo? Sì, dopo. Ci vediamo, non lo so. Arrivo. Una cosa che riguarda papà. Resa incondizionata. Buongiorno. Ciao, caro. Passa pure. Buongiorno. Buongiorno, caro. Ciao, caro. Passo io? Prego. Grazie. Buongiorno. Ciao, caro. Buongiorno. Buongiorno. Poi? Piano piano tutto mi sto a imparare. Sei andata alla posta? Ah, sì, sono andato all'ufficio delle poste, ufficio delle tasse e sono andato al tabaccaro. Ha commendato? Oui. Ma che è lontano? Dietro l'angolo. Chi è? Chi è? Chi è quella ragazza che è entrata? Come ne ero? Sì, a te! Deve essere la camera dimenticata. Deve essere la professoressa di francese che ho fatto venire per lui. Deve essere la professoressa di francese, Sì, è lei, sì. Deve essere quella che mi hai raccomandato tu per assumerla nella mia scuola. No, ma è stato Cocò che gliela... Ah, signorina, ancora lei. Ma scusi, io sto mangiando.
Commendatore, commendatore, stanno controllando tutte le fatture e hanno... No, non ancora, sono al 1975 e il Bellavista è al 77, ma però siamo lì, siamo lì! Faccia sparire le carte, faccia come dico io. Io le aumento lo stipendio, le do 285 mila lire in più, 4 mesi di ferie, vacanze a Calcuttola, va bene? Mi dispiace, ma io ho paura, sa, no, non lo faccio, no, il pasticcio l'ha fatto lei, ha capito? Si arrangi! Ma come faccio, signorina? Se mia moglie scopre che invece di 100 milioni ce ne ho rimessi 500... Ma dove sta finito? Me ne vado, vado all'ufficio e me ne vado, sì? No, signorina, non ce ne vado. Che cosa fa? Mi... Occupato. Commendatore. Ma scusi, tendo, si occupa... Senta, commendatore, lei lo sa, Per lei farei qualsiasi cosa, perché lei per me non solo è principale, ma è molto di più, ma... Se io non voglio venire, io vorrei venire, ma non lo so com'è. Sì, vengo io personalmente. Non si preoccupi. Non mi occupo più di Occupato. Ma che cosa è successo? Se la si ama, tutto questo arriverà dopo, come una conseguenza. Capisci quello che voglio dire? Mi segui, no? Questo è mio padre. Me ne sono accorto, sa. Come lui è andato al telefono, lei l'ha subito seguito. Ah, immagino. Cose importantissime. Importanti o no, non sono cose che ti riguardano. Pardon. Come non detto. E ora pensiamo al francese, ok? Ma chi è questo? Vieni qui, bello di me. Aiuto! Al ladro, ferma! Quando in qua ti permetti di indossare questa divisa? È da quando il commendatore mi ha fatto aiutante portiere. Ah, sì? Sì. E allora perché o gli dà una mano? Eh no, perché io sono il portiere di riserva. Finché il portiere sta bene, io sto in panchina. Ah, fa pure il pischero, Ma non finisce mio, sì, sai? Lo sparo pure io, perché un giorno all'altro diventa aiuto direttore. Ci mancherebbe anche questa, mira. Sì. Come? Ma che te frega, ma via da là che se magna, andiamo. Andiamo, di là, di là. Ragazzi, dieci e dieci venti. Posso fare una telefonata? Una telefonata breve. Devo chiamare un mio amico. Scusi, Pronto? C'è la professoressa... C'è il professore di francese, Merlicozzi? Un attimo. Amore? Sì? Senti... Io sto dal fioraio, ti sto prendendo dei fiori per te. Vengo subito sopra, aspettami, Bello, bello. No, a frappè. A me. Commendatore. Che? Perché sei qua tu? Devo stare qua. E qua cosa qua? La cosa. La qua? Professoressa in camera. La professoressa in camera. È in camera? C'è? La professoressa o no? Ah, sì, è in camera, sì. Commendatore, io le dovrei parlare. Adesso mi devi parlare, non c'è tempo, dopo. Guardi, commendatore, è un caso urgente, commendatore. Ma non mi puoi assillare dalla mattina alla sera, commendatore, devo parlare. Basta, togli la mano della giacca e mi appattiglio. Oh, mi fai cazzare sta cosa, vai in portineria, vai.
non succeda più. Ti tritolo tutte e due gli avambracci, te la metto nell'occhio, la metto io, capito? A me, al padrone dell'albergo, viene a fare giù col naso. Ah, amore, oh, non Dio. Mi dire che ti sei ricordato del nostro anniversario. Veramente non ci avevo mai coperto. Però no, amore, ti prego, non sono fiori adatti per te. Tu sei una nobildonna, questo è un fiore da povera. Lasciali perdere, non te li voglio bene, non te li posso bene. Va bene, se insisti così. Che belli, amore. Vai subito a darti una rinfrescata perché ti aspetta a cena. Vai, sì, amore, vai. Vado. Ciao, vado. Vai. Vai. E vado, e vado. Ancora, Fiore! Amore, se li lascia, se non sono adatti a te, questi me li riporto indietro, sono pronti! Lascia il fuori! Esci con me! Non ti voglio! Amore! Caro! Senti, amore, ho capito che mi vuoi bene. Grazie tante. Senti, ci vediamo dopo, Sì. Vatti a dare una rinfrescata. Sono belli. Ti piacciono? Grazie. Ti sbrighi, cara. Giù stanno aspettando tutti. Ci sono gli alunni, i professori. Vengo. Eccomi. Finalmente. Lei è ancora così. Oh, ma ci metto solo un attimo. Ci metti un attimo? Sì, mi trovo solo la vestaglia. Ma cos'è? Oh, niente. Oh, com'è elegante. Grazie. Senta, posso aiutarla? Oh, no, posso fare da sola. Ma io sono sicura che in bagno c'è qualcuno. No, non c'è nessuno nel bagno. Ma come non c'è nessuno? Io sono sicura che... No, mi deve credere. Lo so, è la mia camera. Elegantissima. Non mi aveva detto che mi aiutava a vestirmi? Ah, sì, dov'è il suo vestito? No, non c'è proprio nessuno. Chi è? Oddio, chi è? Chi è? Chi è? È mia zia, sì, è straniera, è mia zia, sì. Argentina. Io non sapevo che lei avesse una zia. Nemmeno io. Come? Oh, vedi, passaggio. Sì, passava di qua e passava... Ah, le spalabra mi fanno male. E canta sempre. Simpatica. Oh, sì, è simpatica. Mi scusi, signora, in portineria non c'era nessuno. Sta io dirmi... non hablo italiano, scusa, io sono argentina. Ah. Beh, e lei dove va? America è stronza! Mi scusi, Argentina? De quale città? Canos Aires. Ma mi permette un brindisi? Sì, signor! Alla sua salute! Compagnia... insieme. Ai 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 ai.
E finalmente ecco la nostra ospite tanto attesa. E mo sono grazie a me. Spiega, puteosa, dove ti va? Spiegami. Ah, fangul, ma proprio a me mi doveva capitare questo ingrifeto, più ingrifeto di me. Te lo do io il mio nome, cognome, paternità e codice fiscale. Ma dove sei andata? Puteasa, non mi sfuggir come una rondinella! Ma brutto pitoccio di frattato! Ma fuori dall'albergo, entrate, ma andate via! Ma via, via, ma fuori di spiegare, qua! Io sono il padrone delle... Ma non ci credo, serio! Meno male. Ancora lei, signora? A proposito, io volevo chiederle, dato che non so proprio a chi rivolgermi, se lei... Io non comprendo l'italiano, io sono argentina! Ma... Piaccio. Ah! Puteasa, bella e grassa! Finalmente te ho ritrovato! Ah! No, no, aspetta, aspetta! Dove ti vai, coccola? Torna, torna qui! Non mi faccia arrestare tanto tempo prima della sua... Ah, oh, ma dico io, ma come si fa a non accorgersi che uno è un uomo? Però, ma sto mica bene. Si dimagrisce un po' sui fianchi, mo. Prego, prego, signora. Passa la vista. Signora! Quella mi scusi, signora. Prego. Puteasa, bella e grassa. Devo andare sulla tavola. Oh, no, no, signora. Sbrighiamosi, anche se ormai quegli altri che avranno finito di mangiare. E anch'io devo finire di cantare una canzone. O mi butto dalla finestra, o mi becco sta finestra. Che faccio? Ah! C'aveva ragione mia madre che mi voleva femmina. Ah! Oh! Allora. Venga, venga, monsignore, venga. Qui mi tocca, fa tutto a me. Si accomodi, ora vediamo se è in camera, eh. Sì, si accomodi. Venga, monsignore, venga. Prossimo albergo che costruisco? 112 uscite di sicurezza. 57 metri devono essere le finestre. Cucù! Facci tu! Ti ho ritrovato, puteasa, bella grassa. Dai, scappa insieme a me. Scappiamo, tu a Siracusa e io a Forlì. Ma no, dai, che femmo una bella union. Io ti do un bel cazzo, tu! Grazie, monsignore, d'essere venuto. Io sono molto contenta di questa chiacchierata perché finalmente siamo arrivati ad un accordo. Sì, allora, però... io questa notte parlerò con mio marito e poi domani mattina potremo stipulare subito il contratto. Però ci vorrei ancora pensare. Non ci pensare, monsignor, firme! Oh. Che salve! Siccome volevo vestirmi, ma non ho trovato il... Oddio! Oddio! Prendete mia moglie, che quella schiena, attenzione, che pesante! Oddio, che è? Bisogna chiamare un dottore! Non apre italiani! Bisogna chiamare solito un dottore! Ma la signora sta male! Dica 33! E questo non risponde! È occupato! E questo è morto! Questo è un colpo a polpetto, povera disgrazia, per colpa mia! Oddio, alziamo! Alziamo questo sopra di estrapore! Pieno! Pieno! No, no, addosso a me, maledetto, tienila! Facciamola sedere. Questa quando sviene si allunga. Pure. Oddio, come bianca. Enrichetta, cipollina, Che cazzo ridi? Mori con i sindacati. Ah, sì? Chi è? Fagli la storti, lama, magari è da porto. Adesso spoglio. Ah, dottore, magari è chiuso. Questo è meglio. Ti spezzo l'intestino e te lo metto a tracollo. Mettiti questa addosso. Sì. Metti questa. Se rinviene mia moglie, devi dire che eri tu vestito da donna. Ha avuto una lucidazione. Devi dire, sono argentina. Devi dire argentina. Capito? Sì, Lisa, se io sapevo che non ami ragazza. E che c'è? Perché si dovrebbe sapere questo? Allora, fare il ragazzo. Beh, sì.
Chi sei tu? Argentina, ole! Oh! Le anda via! Le è sparita! Ma no, tu devi fartene una ragione, ecco. Calmati, adesso non andiamo, siediti. Pensare, mi spacco tutto se lo trovo, ecco. Vieni, lasciamolo solo, vedrai che poi si calmerà. Stai tranquillo, Se lei! No, non c'è lei, corvo. Eccola, è così che era stanca, eh? Ercole. Ma come? Tu? Ma no! Tu sei maschio, uomo! È il dramma della vita mia. Sì, è tutta scena, sì! Per nascondere questa... Non era stanca? Sì, ma volevo prendere una boccata d'aria. Già, un po' d'aria. Senti, Mario, io lo so cosa stai pensando. Non si preoccupi. Non deve certo rendere conto a me. Non si ricorda? Ma non capisco perché ci tiene tanto a farmelo sapere. Perché mi sei simpatico, perché sei un bravo ragazzo. E non voglio che mi giudichi male. Ecco, io volevo scusarmi per quello che avevo pensato di lei. Perché? Cosa avevi pensato? Non hai il coraggio di dirmelo? Mio padre. Ho capito. No, Mario. Ho capito perché stavi qui. Stavi Mario, aspettando mio padre. Aspetta. Ma io me ne vado, non Ma c'è no, problema. No, non è così. Beh, vai pure, è lì che ti aspetta. Tutta una giornata che ti cerco. Poi ho sentito la tua voce, ho detto, lei non si può scappare. Andiamo sulla spiaggia, facciamo un po' di kamasutra. Comincio a sentire un po' di freddo, come non va niente. È carina. Preferisco rientrare, se non le dispiace. È meglio, siamo più raccolti. Senti un po', il portiere è indoglie. Ah, il portiere l'ho mandato a casa. A casa? Sì. E chi l'ha autorizzato? Io, come vice direttore, lo posso fare, no? Cosa? Vice direttore? Sì, vice direttore. Ma che chiama, Matiti? No. E chi ti avrebbe detto? Il commendatore, 1:25 fa. Sì. Il commendatore ti ha autorizzato a fare il vice direttore. Sì. Parlerò io dopo il commendatore, vedremo come stanno le ose. Ora io me ne vado a casa. E domattina faremo conti. E se non è vero quello che tu hai detto, ti puoi ritenere licenziato. Va bene? Sa! È da tuo nonno. Ma chi? Si sono stordite le orecchie. Com'è andato? Com'è morto? Ha commentato. Io ho preparato un servizio. Grazie. Tieni, guarda qua. Senti, adesso mi devi fare un'altra cortesia, sì. Coco. Scusa, cosa mi ha fatto? Ma non mi ha scaccato. Ghiacciato? Sì. Ma di che? Lo champagne, maledetto. Lo champagne. Ecco, ce l'ho. Grazie. Hai commentato? Che? E so 20.000. 20.000, Va bene, segna. Segna! Segno. Calma. Sì, ho capito. Calmo, ecco. Ecco qua. È 40.000. E ho mandato. Sì, l'IVA, sa. Segna. Segna. Putti, lasciami in grazia! Questa cosa è possibile che ti trovo sempre davanti! Commentato, ma ancora lei? Ma se io venisse a sapere sua moglie? Non lo viene a sapere. Ma se io venisse a sapere? Non va niente. Ti nomino vice portiere. Già so vice portiere. Ti nomino direttore generale, basta mi dai la bottiglia. Ecco. Grazie. 80.000. E ho mai detto un'altra volta? Sì, è ritenuta d'accordo. Beh, giusto, lavori di no. 40, 140. È giustissimo. Sì. 140. Sì. Siamo 200. Quanto c'è? Io aspetti. 10.
È 20, ecco, 20.000, dottore. Beh, questo me ne dai e mi devi dare ancora 180.000 lire. C'è da dire qualche cosa? Sì. Che cosa? Grazie, dottore. Meno male. Speriamo. Io comunque farò del mio meglio. Io voglio parlare assolutamente con il commendator Cubetti. Non ho tempo da perdere, quindi si sbrighi. Chiamiamo il generale, ora aiutiamo. Non sono generale, sono tenente. Va bene, capitano, ora lo vado a chiamare. Oh, ma che fai, piagni pure te? Ma con tutti quegli altri capisci, ma ringrazio Dio che sei ancora facchino, se no... Levati al naso! Chi lo diè, monsignore che ascolta. Buongiorno. Buongiorno, signore, come buongiorno. Va? Aspetta la commendatora, venga che ce lo porto io. Andiamo? Voi mi raccomando, state qua che mo vediamo. Volevo chiedere il significato di alcuni vocaboli di francese che mi interessano. M'intese. E poi, ma che altro vuoi da me, Lisa? Io pensavo che tu mi odiassi. Mario, senti, non è possibile, lo sai. Hai ragione. Fino ad oggi... Pronto? Ehi, ciao, cara. Ah, ciao, sei tu? Beh, ma non è che sei così fredda. No, niente. Solo che in questo momento non posso parlare. Ma perché? Cosa c'è? C'è qualcosa che non va? Ma sì, sì, va tutto bene. E allora? Ci fosse qualcuno? Ma non è che veramente... Allora, Lisa, non parli? Sì, c'era la cameriera, ma adesso è andata via. Buongiorno, commendatore. Hai dormito bene, commendatore? Una bella giornata, commendatore. Non rompere il corbezzo al commendatore, che c'è? Volevo dirle che c'è monsignore che aspetta la signora. Sì, mia moglie adesso arriva in camera. Ah, senti, la professoressa di francese. Ah, credo che sia in camera sua. Ah, va bene, telefono io a Roma. No, volevo dirle che è di là. Ah, non mi dire più niente, mi fai andare avanti e dietro, faccio 20 chilometri. Ma la tributaglia... Basta. Come non detto. Allora, com'è andata col commento? Bene, solo che non ho ancora avuto tempo di parlargli. E si vede che l'hai scoraggiato, addio lavoro. Signore, come sono al massimo dell'ingrifamento! Ci farò una sbalamba! Senta, sì. però deve aspettarmi un attimo, perché prima ho una faccenda da sbrigare. Torno subito! Tanto io sono già in position. Ma come hai fatto presto? Che frenesia d'amore c'ho for you! Non col pantalone giù viene meglio, dai! È meglio che li tiri su. Che vocione che hai, per parlarti meglio! Basta, vestiti, avanti! Che manone grande che hai, per accarezzarti! Commendatore, ma cosa succede? Monsignor, chiama un cardinale, il Pepe, il Pondente! Ma dove lo trovo adesso? A Castel Gandolfo, in piscina! Commendatore, sta qua con loro, stia tranquilla, qui c'è sto io, eh! Oh, maledetto! Vada! E vada! Monsignore, buongiorno! Buongiorno, buongiorno, signore. Io purtroppo devo darle una cattiva notizia. Oh, no! De che si tratta? Di un appezzamento di terreno che appartiene alla curia e monsignore potrebbe venderlo benissimo per farci un villaggio turistico. Purtroppo non è possibile. Ci ho pensato e ripensato, ma c'è di mezzo il vescovo che deve dare l'approvazione. E poi ci sono le associazioni dei parrocchiani. Chiudiamo il contratto, il 10% è per lei. Ah, se è così, naturalmente per le opere di carità. Adesso io vado in ufficio a preparare il contratto. Grazie, monsignore. Grazie tante. Signora. Che uomo. Mario. Cosa c'è ancora? Senti, ti cercavo. Perché sei scappato via a quel modo? Ah, perché sono scappato via. Hai il coraggio di chiederlo, perché mi hai fatto venire la nausea, capito? Mario, ascolta, non era tuo padre quello con cui parlavo al telefono, ti do la mia parola. No, però era qualcuno che ti interessava, perché non potevi parlare. Forse era il tuo fidanzato, sei fidanzata? Ora non più. No, Meglio così.
vuoi. Mario, ma è possibile che ti devi sempre comportare come un bambino? Io sarò un bambino. Io? Come stai? Perché mi hai nascosto completamente quella cosa di Bella Vista? Comunque, per questa volta ti perdono. Ah, sai, poi, per quell'affare del vescovo, abbiamo firmato il contratto. Il villaggio turistico si farà. A commendo tu, siamo lì meglio. E poi, commendatore, non si deve preoccupare per suo figlio. Dedicate la vita alla famiglia. Forse è meglio stare qua che vedere quell'uricume. Non ho più la mia potenza. Tu! No! No!